Ci siamo ritrovati, siamo 4-5, ma rappresentiamo ovviamente tutta la squadra. Innanzitutto perché a nome di tutta la squadra, insieme ai miei compagni, siamo stracontenti e felici che la situazione, tra virgolette, sia rientrata per quanto riguarda il nostro allenatore, perché era inimmaginabile, sempre a nome di tutta la squadra, che il Gallipoli potesse proseguire il campionato senza il nostro allenatore. Con questa vicenda però bisogna dare anche merito, tra virgolette, al presidente, nel senso che nonostante tutto quello che è successo ieri, che noi non torniamo indietro in quello che abbiamo detto, perché era una cosa, era un punto, come aveva detto Grandoni, di non ritorno, bisogna però dare merito al nostro presidente, che con grandissima umiltà, io sono ad esempio in persona un giocatore che ha avuto tantissimi presidenti, vi posso garantire che senza l'umiltà, forse anche la stima che realmente c'è in questo uomo, nel nostro allenatore, dobbiamo dirgli anche grazie, perché grazie a lui che il nostro mister è ancora con noi e noi di questo lo dobbiamo ringraziare. Quindi penso che sia giusto, a nome di tutta la squadra, che da ora in avanti, visto che ci siamo incontrati con la società, si è chiarito e noi siamo felicissimi con l'allenatore, penso che da ora in avanti veramente stampa, città e società dobbiamo essere tutti quanti uniti, perché da ora in avanti, come ha detto il nostro allenatore, il campionato entra in una fase veramente molto difficile, perché la Serie B è adesso che è difficile. Quindi da ora in avanti ci auguriamo che tutti i tifosi, città, non dico le istituzioni, comune, perché poi si aprono delle parentesi che a noi non riguardano, però veramente di essere uniti, compatti verso un unico obiettivo, che poi penso sia la cosa più importante, la salvezza per il Gallipoli. Ecco. Il secondo punto su cui comunque volevamo focalizzare l'attenzione su di noi oggi è quella vicenda che sinceramente non abbiamo neanche ancora ben chiara noi, del presunto giro di scommesse, il monte elevato di scommesse sulla partita di lunedì sera. Io credo che molti delle persone che sono in questa stanza si siano rese conto, essendo a Lecce lunedì sera, di quello che è successo in campo. Noi abbiamo finito in 9, abbiamo preso 8 giornate di squalifica tra Grandoni, il mister e un altro nostro compagno. Abbiamo provato a vincere la partita in tutti i modi, abbiamo rischiato di perderla, di rivincerla, ancora di riperderla. Quindi credo che se qualcuno ha aperto un'inchiesta, probabilmente quel qualcuno questa partita non l'ha vista. È giusto che ognuno faccia il proprio lavoro, è giusto che facciano i controlli, facciano tutto, però è brutto che Gallipoli, la squadra del Gallipoli Calcio e le vicende che ci sono in questo momento e per cui noi abbiamo fatto un gesto di protesta siano associate a questo avvenimento, che qualcuno sfrutti questo clamore nei confronti della squadra per metterci dentro anche queste presunte scuole. Il motivo per cui siamo qui è il fatto, no, di avere la possibilità, io credo, il presidente Dodorigo di tornare, insomma, indietro su quello che sono state le sue dichiarazioni nei miei confronti, visto che erano state fatte pubblicamente, erano state fatte in varie emittenti o comunque erano state riportate anche su quotidiani, e accuse secondo me infondate e anche gravi, che si sono un po' rivolte alla mia persona, e poi anch'io di conseguenza magari ho diciamo così esternato qualche frase al di sopra delle righe, però ecco, il motivo io credo che sia appunto quello che il Presidente debba dire qualcosa nei miei riguardi, nei miei confronti, e comunque se sono qui è perché abbiamo ricompattato quadrilatero, se vogliamo chiamarlo in questo modo, proprio perché abbiamo la voglia, il desiderio, soprattutto io, credo anche loro, e l'entusiasmo e la voglia di portare il Gallipoli a fare un fine campionato eccezionale, e solo con l'unione, solo con la convinzione e soprattutto, come dico sempre anche ai ragazzi, l'entusiasmo, possiamo riuscirci. Questo è un po' la mia, è il motivo per cui io sono tornato indietro sulle mie dimissioni devo mettere anche in evidenza il comportamento della squadra nei miei confronti, della piazza nei miei confronti. E sono stati due comportamenti incredibilmente belli, incredibilmente veri, e è chiaro che porterò dentro per sempre Gallipoli, perché qui ho vinto, perché qui sto vivendo un'esperienza
è fantastica sotto tutti i punti di vista, a parte poi le vicende e le esperienze negative che comunque fortificano, che comunque ti fanno crescere e ti fanno poi migliorare anche sotto l'aspetto professionale. E oltretutto poi si è messo un po' anche in ballo la mia professionalità e vorrei ricordare che sono 20 anni che insomma gioco, che ho, tra gioco e tra giocatore eccetera eccetera sono sui campi di calcio, quindi anche qualcosina di più di 20 anni, e quindi non ho bisogno di fare la prima donna a Gallipoli. Io sono Peppe Giannini, sono sempre stato così, sono sempre stato me stesso e continuerò ad esserlo. È chiaro che sono un passionale, sono uno che se sposo una causa faccio di tutto per portarla a te. Mi è fatto male vedere che il nome del Gallipoli è stato avvicinato a situazioni non belle del calcio, quando magari poi lo scorso anno abbiamo vinto un campionato e ci sono stati pochi hanno evidenziato l'aspetto positivo della cosa, l'aspetto straordinario della città, la festa eccetera eccetera. Guarda caso, abbiamo parlato un po' troppo negli ultimi tempi, a parte che ci sono tanti giornali che mi sembra che esagerano nel fomentare polemiche inutili, perché ve lo può confermare anche il mister, io non ho alzato le mani, non ho baruffato con nessuno, tutti sanno quelli con me che io sono uscito mezz'ora prima della partita, quindi certi giornali, senza stare a fare i nomi, che scrivono che io ho alzato le mani, che io ho baruffato, ho litigato col mister Giannini a fine partita, non è assolutamente vero, lui è qua presente, ve lo può confermare. Io sono uscito dallo stadio addirittura mezz'ora prima perché ero proprio infastidito. Sicuramente mi sono lasciato andare a dei commenti, peraltro non in faccia a lui, per conto mio da solo, perché ero arrabbiato. Quindi quando si è arrabbiati si dicono anche cose che non si pensano. Io e il mister siamo sempre andati d'accordo, ci siamo sempre parlati, non abbiamo mai avuto problemi. Purtroppo è chiaro che in questo periodo tutta una serie di circostanze negative, la piazza, pochi tifosi, la mancanza di uno stadio, i problemi che abbiamo ereditato, insomma tutta una serie di circostanze sono esplose in una giornata in cui tecnicamente doveva essere tutto normale, tutto tranquillo, e invece di aver avuto un rapporto buono con tutti, anche con i calciatori che ieri mi hanno espresso comunque tutta la loro solidarietà, fino a prova contraria il gruppo l'ho costruito io, come la squadra, come tutto quello che c'è, mi dispiace dover vedere e leggere in questi giorni tante stupidaggini, sottolineo stupidaggini, sui giornali. Se c'è qualcuno che in una serie B può fare meglio di me, si accomodi. Io, persona di inesperienza nel calcio, solo appassionato, comunque sia, credo di avere quantomeno il merito di aver creato una squadra, di aver richiamato un allenatore in cui credevo, di aver comunque preso dei giocatori, comunque assieme l'aiuto di tutti, di essere riusciti a fare un giro di boa a 29 punti, quindi non credo di avere tanto fallito fino ad ora, quindi se qualcuno vuole però dire il contrario mi faccia vedere quali sono state le cose negative che fino ad oggi tutti insieme abbiamo fatto, perché se avessimo fatto tante stupidaggini avremmo avuto tanti deferimenti in Lega, avremmo avuto problemi con la Lega, non avremmo i punti che abbiamo e chi più ne ha più ne metta. Mi dispiace veramente constatare queste cose. Alzare ogni tanto la voce, arrabbiarci, io credo che faccia molto bene. Siamo tutti adesso più liberi e sarebbe veramente dispiaciuto se non avessimo ricucito la situazione, e penso che da persone adulte sia corretto ciò che abbiamo fatto. Abbiamo cominciato insieme e finiremo insieme. Poi per il resto si vedrà. Scusate, posso? Posso, scusate.